Non me l'aspettavo, è stata per me una grandissima soddisfazione, anche perché di premi ne ho avuti tanti in giro per il mondo, con Passi d'Oro, la laurea honoris causa, ma anzi forse mi hanno dato anche troppi premi, non so se me li merito tutti. Però quello che ho avuto qui è una soddisfazione molto maggiore, perché noi passiamo, però quello che facciamo resta, e quindi è molto importante averla dalle persone che frequenti, che ti conoscono veramente, con i quali hai condiviso dei percorsi di vita. Tra l'altro sono stato per 2 mandati nel consiglio d'amministrazione dell'università. Sono delle cose che ti danno un'immensa soddisfazione, perché è un riconoscimento alla fine di quello che hai fatto. Sono l'ultimo figlio, 6° figlio, unico maschio, di un uomo che aveva fatto 3 assalti nella guerra del 15-18 alla baionetta. E mi ritrovo che, non avendo i soldi per comprare i libri delle scuole medie, un vicino di casa mi ha dato dei libri per fare scuola d'arte. Così sono andato a fare scuola d'arte. Mentre facevo questa scuola, andavo da un vetraio a fare il ragazzo di bottega. Finite le scuole, a 13 anni, ho continuato dal vetraio, dove a 15 anni divento capo operaio. A 17 anni mi arrabbio col mio datore di lavoro e a 18 anni, prima di 18 anni, mi trovo in maniera incosciente a fare l'imprenditore. Ho messo su 4 attività per la lavorazione, 4 laboratori artigiani. C'era la Chromoglass, dove abbiamo incominciato a fare i primi vetri riflettenti, quelli che oggi trovate nei grattacieli. C'era la Curvo Vetro, dove ho cominciato a curvare il vetro appunto per fare queste semisfere con dove dietro applicavo le immagini. E poi avevo la Fullet, dove facevamo il rivestimento degli interni. Poi avevo l'Artiglas, dove facevamo i vetri incisi all'acido fluoridrico, ma erano tutte botteghine in delle stanze. E mentre da vetraio facevo le diverse sperimentazioni, mentre facevo i complementi accessori per mobili, e in un fornettino dove facevo dei vetri bombati, dove dietro attaccavo il volto della Madonna, il cuore di Gesù, mi è venuto in mente di fare uno sgabello per poter stare seduto di fronte a questo fornettino. Fatto questo sgabello, mi è venuto a trovare un mio amico giornalista, mi ha visto seduto e è rimasto meravigliato. Come tu, impossibile, cioè, se quello si rompe, ti rovini. E io gli ho dato la dimostrazione, mettendomi in piedi sopra questo sgabello con un piede in equilibrio, che invece la tenuta del vetro è straordinaria. Era la cultura dell'uomo nei confronti del vetro che era sbagliata. Poi, siccome il mio amico giornalista mi ha fatto una foto e questa foto è stata divulgata, ho visto il successo che questo sgabello ha avuto, che appunto è stato pubblicato da tante riviste, ho capito che lì c'era un futuro. E loro ho detto, ma se questa cosa interessa, perché non aprire una nuova strada cercando di valorizzare il vetro, che fino ad oggi non è stato mai fatto? E allora appunto ho disegnato la prima collezione, poi mi sono dovuto anche disegnare e costruire i forni, e nel 1973 ho presentato FIAM, che era la prima fabbrica al mondo che proponeva elementi d'arredo in cristallo curvato. Chiaramente ho capito che la mia esperienza non poteva bastare come designer, quindi sono andato su a Milano, un'associazione che si chiama ADI, Associazione Designer Italiani, e dove ho imparato di conoscere quelli che allora erano ancora dei bravi designer, non erano famosi come oggi, no? Appunto da Vico Magistretti, a Enzo Mari, a Cini Boeri, i Castiglioni, e con loro ho incominciato a fare delle prove, delle sperimentazioni con i disegni che mi proponevano. E poi da lì piano piano abbiamo aumentato le nostre collezioni.
Poi, una volta capito che la dimensione non era più solo nazionale, ma doveva diventare internazionale, ho incominciato ad andare a trovare i grandi mostri dell'architettura internazionale, no? Da qui appunto Ronara, da qui Daniel Libeskind, da qui Fuchsas, che si divertono a venire in FIAM, perché noi siamo forse gli unici che gli danno la possibilità di realizzare delle cose altrimenti impensabili. Io sono andato avanti, mi è piaciuto fare sempre ricerca, non sono mai riuscito a trattare il vetro come era conosciuto da millenni, ma ho sempre fatto cose nuove, anzi mi sono avvalso della genialità dei miei amici artisti proprio per cercare di fare sperimentazione e fare cose sempre nuove da proporre poi nel settore dell'arredamento. Noi oggi in azienda abbiamo la settima generazione di forni che è partita da quando ho fatto il primo forno io, no? E quindi oggi le nostre tecnologie nella curvatura sono molto più avanti, ma sono tutte tecnologie realizzate all'interno dell'azienda, dalla ricerca dei materiali, i meccanismi, i nostri maestri vetrai che lavorano all'interno del forno con degli attrezzi particolari, cioè tutto quello che abbiamo sviluppato è autoctono, è fatto all'interno della nostra azienda, no? Con i nostri studi che continuamente sono in evoluzione. Tanti amici sono diventati dei miei dipendenti. Il nostro punto non è un lavoro semplice, qui uno deve dare proprio il proprio sentimento nel prodotto. Se una lastra di vetro non riesce a dare questa emozione, il nostro prodotto non vale niente. Quindi noi abbiamo una tradizione di maestri vetrai che tutti ci invidiano, perché onestamente lavorare in certe condizioni a volte, nel nostro forno dentro ci sono circa 800 gradi, lei si immagini a mezzanotte nel mese di luglio con 50 gradi nell'ambiente dove lavora, aprire uno sportello dove dentro ci sono 800 gradi e andare a formare il pezzo. No, lì si vede il sacrificio che uno fa per realizzare quella cosa. Non ci sono soldi che ti possono ripagare, ma c'è solo questa passione che ti dà la possibilità di realizzare un prodotto tuo, dico al nostro maestro vetraio, che poi il pezzo viene segnato in modo tale che lui sa che quel prodotto che va da New York piuttosto che da un'altra parte del mondo, ma è un pezzo che ha realizzato lui. E per cui naturalmente poi uno non può lasciare la sua terra. Non puoi dire io adesso prendo la FIAM e la porto a Milano, la porto a Torino o in qualsiasi altra parte del mondo. Da bambino cambiavo la valvola al televisore perché diventava nera, c'era il rischio che non si vedeva più il colore. E nel mio furgoncino dell'azienda, quando non partiva la mattina che era troppo freddo, toglievo il carburatore e gli mettevo il cicchetto della benzina per farlo partire. Io da bambino, che onestamente la mia era una famiglia piuttosto povera, mi sono creato un sogno e credo di essere il testimone di un sogno. Mai fermarsi di fronte alle avversità. Io dico sempre ai giovani, sognate. Non lo so quanto parte della mia vita ho fatto l'imprenditore e quanto parte della mia vita invece abbia fatto il sognatore. È un unicum. Mi sono sempre sentito un po' atipico rispetto agli altri imprenditori, perché la mia vita è stata sempre un sogno, come io cerco, no, di augurare ai giovani. Ho fatto impresa perché per costruire quello che avevo bisogno di fare avevo bisogno dell'impresa, ma se andiamo a vedere tutte le cose che ho realizzato sono state sempre delle cose imprevedibili che possono scaturire solo da una mente che non pensa solo a fare impresa ma pensa al sociale, perché l'impresa è un qualche cosa di sociale che ti fa vivere meglio con tutte le persone che sono accanto a te, perché se vivono meglio loro,
tu ti senti più felice. Quindi fare l'imprenditore, sì, ho fatto l'imprenditore, però anche lì forse ci ho messo un qualche cosa della mia pazzia.